Quest'anno abbiamo potenziato ulteriormente il college con due spettacoli, in ogni spettacolo ci sono due atti unici. A noi la soddisfazione viene dal fatto che ci troviamo di fronte a quattro lavori molto diversi uno dall'altro. E questo ci fa riflettere sul fatto che il teatro musicale, in questo caso teatro musicale da camera, oggi non spaventa i giovani, ma anzi li stimola a cercare soluzioni creative ed drammaturgiche che in molti casi sono anche originali, che sono stimolanti. Vediamo persone su un palcoscenico parlare di persone in palcoscenico. Poi non si è certi a un certo punto se sono veramente se stessi, ma questo fa parte di loro, essere se stessi. Si vedranno momenti musicali, momenti performativi, momenti di improvvisazione controllata, momenti di motori che fanno melodie, momenti di... E io, per me la grande speranza è che voi avrete momenti in cui pensate di non capire niente e magari poi invece capirete, o magari no. Abbiamo sviluppato il tema datoci della Biennale, che era appunto il surreale, con questa favola pop che parla di temi che a noi stanno molto a cuore, come per esempio la richiesta di essere liberi da alcune convenzioni, da alcune istituzioni. Easy spicca su tutti perché ha un corpo più libero, libero di muoversi, di andare da una parte all'altra, di evocare il volo con questo lenzuolo cangiante che tiene in mano. I genitori, anche il fidanzato, invece sono più connotati anche nel vestire, hanno delle movenze più terrene. La difficoltà più grande che ho dovuto affrontare dal mio punto di vista è stata quella di dare una sorta di continuità, di filo che in qualche modo legasse tutti i vari pezzi musicali che sono presenti nell'opera, perché ci sono arie, ci sono duetti, ci sono concertati. Ho voluto impostare una regia fortemente teatrale e quindi evocativa, che gioca proprio sulla finzione, non ha pretese di realismo o di levitazione magica, ecco. Io mi sono rifatta ad alcune ninne nanne giapponesi, quindi molta attenzione alla musica e a rendere una realtà giapponese anche nella scelta di come organizzare i suoni. Il tentativo era di cogliere l'essenzialità, l'attimo, l'essenza tipico del Giappone, pensiamo all'ikebana. Poi si arriva anche a un karaoke e quindi è proprio il divertente è la coesistenza degli opposti. Aiga è quella che parla in maniera apparentemente più leggera, tra virgolette, però nei momenti importanti ha, soprattutto prima di entrare nella bar, un momento lirico molto forte, molto profondo. Un linguaggio apparentemente leggero, ma poi che riesce ad arrivare veramente a fondo, forse è quella che riesce ad arrivare più a fondo di tutti nei sentimenti. Il business dei funerali in Giappone è stato, diciamo, uno dei motori più interessanti a livello sociale. E ho collaborato anche con un antropologo italo-giapponese, anzi veneziano-giapponese, il che è anche più interessante, Tatsuma Padoan, che ci ha illustrato che cosa significa veramente oggi e come sta cambiando il business del funerale in Giappone. E qui abbiamo tentato di raccontarne un piccolo pezzo. Ci sono dei momenti molto più accesi, molto più dinamici, dove l'immaginario da cui è attinto è quello proprio dei cartoni, dei manga, degli anime giapponesi. Degli altri momenti invece meno didascalici e non per forza legati al mondo del Giappone sono più suggestioni astratte. La prima scelta del titolo, Il flauto tragico, era proprio per un po' così, per scherzo, quindi uno scherzo su un'opera che invece in qualche modo incute un certo timore, perché poi il flauto magico è l'opera delle opere per eccellenza. Il mio ruolo nel flauto tragico è quello del custode del teatro, è un custode di questo teatro abbandonato che non programma più da qualche mese, quindi è molto desolato, depresso, sconsolato, perché nel teatro non si fa più niente, invece lui ha una notevole vena artistica e non parla più, perché è rimasto traumatizzato da questi eventi. Il lavoro che ho fatto è stato proprio quello di
cercare di connotare in qualche modo ogni personaggio con un suo, con una sua vocalità ben precisa, con un suo modo di cantare, e questo poi di conseguenza si riflette anche in quello che è la scrittura strumentale dell'ensemble. Quindi ogni personaggio ha un suo, una sua connotazione ben precisa. La direttrice è un'assassina, quindi insomma ha un ruolo ben, ben chiaro, che però in realtà si scoprirà poi nel corso dello spettacolo. È soprano lirico di coloratura, quindi ha questi picchi altissimi, molto, diciamo, molto severa, però è anche molto manipolatrice. Ma vi posso dimostrare chi era qui la vera storia. Beh, sono concerto così per interpretare questo personaggio meraviglioso che è Matteino il principe, il tenore che vuole fare tutto pur di appagare il proprio ego, e quindi ha queste forme che, diciamo, corrispondono allo stereotipo del tenore per il pubblico di massa, no? Quindi mi diverto, insomma. I temi poi sono i temi dell'assurdo, del buffo, del surreale, e devo dire che alcuni di questi lavori che hanno optato per esempio per il buffo fanno veramente ridere, perché è quello che deve, suscitano il sorriso quando non il riso, e questo è un grande risultato.